Si chiama La Musica di Fano, il nuovo canale YouTube in cui sono presenti tutte le registrazioni audio e video di numerosi eventi musicali e teatrali andati in scena a Fano negli anni 80, 90 e 2000. Le 44 cassette sono state ritrovate dall'associazione culturale Fano Music Story, nel quale ha iniziato un lungo percorso di digitalizzazione, sistemazione cronologica, ricerca di contenuti e protagonisti delle numerose esibizioni. Il canale YouTube è un ideale terzo libro, però aperto, nel senso che lì ci saranno tutti gli archivi presi nel lavoro precedente, quindi tutte le cose che ho incamerato dal 2010 in poi relativi alla musica moderna di Fano, i 45 giri, varie altre cose, testimonianze, sono state tutte convogliate nel canale YouTube che proprio in questi giorni si presenta e che già contiene 500 video. La ricca playlist del canale racchiude anche tantissimi altri video di musicisti fanesi che svilupparono le loro attività dagli anni 60 ad oggi, tra cui cantanti e cantautori, strumentisti di talento, fanote, radio libere e DJ, feste della musica e tanto altro ancora. Il progetto In Itinere si avvale della collaborazione dello studio Del Bianco, che rimane a disposizione per raccogliere altri ed eventuali filmini di quegli anni. La musica di Fano è disponibile sul canale YouTube, dove è obbligatorio l'iscrizione. Per tutti gli appassionati di musica, inoltre, l'associazione ha predisposto una serie di rassegne musicali dal titolo Storie di vinile, piccolo spazio letterario, curato dalla scrittrice Michela Ermini, che ogni volta proporrà un suo racconto inedito, ispirato ad una nota canzone in tema con la serata. Sì, nel 2019, per il quarto anno consecutivo, mettiamo in scena Storie di vinile, che è una rassegna in cui appassionati di musica portano i propri dischi da casa e si ascoltano insieme. Quest'anno gli abbiamo dato un taglio tematico, è un appuntamento al mese da gennaio fino a maggio, 5 appuntamenti, in cui in ogni appuntamento gli appassionati sono chiamati a portarsi un genere, i dischi di uno specifico genere musicale. Quindi si partirà il 10 gennaio con la Disco Music. Febbraio è il mese del Festival di Sanremo e quindi cantanti e cantautori, quindi ogni mese si rifà anche ad un evento storico. Il mese di marzo, cioè l'8 marzo è la festa della donna, quindi le artiste di talento saranno ricordate dai relativi dischi. Aprile è il mese in cui nel 54 uscì Rock Around the Clock e si finisce a maggio con il jazz, perché il 30 aprile, due giorni prima, è la giornata mondiale del jazz.